Ciao Roberto Ciao da Gabriele. e benvenuti a questa nostra nuova recensione. Oggi vi vogliamo presentare una delle Weizen più famose al mondo, ovvero la Franziskaner Dunkel. Birra ad alta fermentazione, questa Weizen è di colore tunica di frate, si presenta torbida, carbonata, con abbondante cappello di schiuma. Al momento della versata, lasciatela un po' nella bottiglia. Agitatela e versatela nel bicchiere. La schiuma di questa birra è molto persistente, ha una grana medio fina ed ha un colore tendente al beige, un off-white molto scuro. È una birra estremamente carbonata ed ha un profumo di lievito che viene fuori di botta così, senza neanche dover annusare per forza il bicchiere. Non nascondo che sia una delle mie birre preferite e consiglio a tutti quanti di berla. È una birra molto giovane, è una birra molto fresca e anche all'olfatto si sentono tantissimo i lieviti. Si sente tanto anche il frumento, così proprio senza neanche dover annusare, ravvicinandosi il bicchiere al naso. Frutta, Fruttata, frutta sicuramente tantissimo. frutta estiva, mi ricorda molto la banana, un tocco di mela, Lo zuccherino, molto zuccherina come birra. esattamente, e non so se te la senti, un po' di limone, carattere Sì, ciclico è molto della... acidula come birra, sì. Sì, Esatto. Per molti versi mi ricorda molto la bionda. assomiglia molto. Assaggiamola. È molto beverina, come La era la bionda, bionda. A sicuramente. differenza però di quella, è molto, molto meno carbonata. Non ne ha di Questa, carbonazione in no, bocca, ha non ne ha fatto. Infatti, assolutamente. uno dei contro che davo sulla bionda era proprio la carbonazione. L'eccessiva L'eccessiva carbonazione che carbonazione, ha la cosa che bionda, sì. invece questa scorre molto, È una birra molto che fluida, è molto scorre fluida, molto molto leggera liscia. anche. È estremamente leggera, è una birra tipicamente estiva. Man mano che la birra si scalda, il carattere citrico aumenta l'intensità. Come anche la vena speziata, il chiodo di garofano su tutti, Sì. tipico delle Weizen, sia Delle chiare Weizen che scure. scure, sì, sicuramente. Si nota molto anche il caramello che sta aumentando sempre di più. Cosa che invece viene allo stesso modo a calare invece il fruttato. Sì. Finale. Pulito, pulitissimo, evanescente, Com'è che retrogusto? con un retrogusto forse vagamente acidulo, ma Sì, lascia una vena appena acidula in bocca, sul accennato, palato, ma niente di niente di che. particolare. Estremamente beverina, veramente. Di queste quante ne berresti a iosa, specialmente durante Vabbè, l'estate, come hai sì, detto vabbè, per chi prima. piace tanto anche questa birra qui la preferisco notevolmente. Che abbinamenti consiglieresti con una Weizen scura? Ma io affettati sicuramente, non troppo elaborati e formaggi non eccessivamente stagionati, ma neanche freschissimi. Poi c'è sempre la classica e buona pizza. Esatto. Volendo, sì, sempre con gli affettati. Alla prossima, allora, grazie per averci seguito fino adesso e alla prossima recensione. Ciao! Ciao.